I cittadini hanno il diritto di essere informati sull'andamento della giustizia civile. Così il presidente del Tribunale di Avellino, Vincenzo Beatrice, ha spiegato perché nella giornata europea della giustizia civile ha voluto incontrare i giornalisti al circolo della stampa. Negli ultimi 5 anni, ha sottolineato Beatrice, per quanto riguarda i carichi delle pendenze degli arretrati, il Tribunale di Avellino vive un circolo virtuoso. La situazione del Tribunale, di Avellino sta vivendo da 5 anni un circolo virtuoso. La pendenza sta diminuendo, tutti ci siamo rimboccati le maniche per fare in modo che il numero delle cause pendenti diminuisca e quindi parallelamente si riducono anche i tempi di definizione delle cause. Un dato soltanto: 1° gennaio 2014, cause civili ordinarie, che rappresentano la gran parte della pendenza civile, 13.400. 30 giugno 2019, 9.221. Questo grazie a cosa? A Cosa ha una influito in questo tipo di sinergia, alleggerimento? A misure organizzative. E poi sa che cosa accade? Che noi avevamo delle carenze di organico, ma quando si innesta un circolo virtuoso, i giudici sono invogliati a venire ad Avellino a lavorare, perché sanno che troveranno un carico di lavoro compatibile anche con le loro possibilità e le loro esigenze familiari. Giudice e macchina giudiziaria che merita anche un'altra struttura, un'altra sede del Tribunale, Presidente. Senta, io anche domani entrerei in un'altra, si parla ad Avellino di una cittadella della giustizia, ci entrerei anche domani, ma comunque è un'idea che prima di tutto la comunità, attraverso i suoi rappresentanti politici, deve portare avanti. Io, le mie possibilità di incidenza sono pressoché nulla.